Ciao ragazzi, sono Stefano Verderi, The Wizard, chitarrista delle Vibrazioni e Santa Margaret, e siamo a Rocker TV a lezione con... Vi volevo, diciamo, volevo condividere con voi la scoperta di una scala che ho fatto da poco in realtà, perché è una scala che non appartiene molto alla nostra, diciamo, cultura musicale occidentale, rock soprattutto di derivazione anglo-americana, per cui noi siamo molto abituati a sentire scale pentatoniche, le scale maggiori, le scale minori, la minore armonica sicuramente, e poi vabbè le varie scale modali, ma questa scala è una scala di derivazione, diciamo, Est Europa, che poi in realtà ha una derivazione ancora più in là, arriva dal Medio Oriente. Però è stata molto acquisita nella cultura musicale dell'Est Europa, quindi Balcani, Ungheria, insomma questi posti qua. L'ho scoperta in realtà grazie a un compositore classico che è Béla Bartók, che vi consiglio di andare ad ascoltare. Béla Bartók è un compositore che è vissuto, diciamo, ha operato nel primi del Novecento, intorno agli anni Venti, e faceva appunto composizioni, diciamo, in stile sinfonico, ma anche molto pianistico. Lui era un pianista e usava mischiare molto, appunto, quelle che erano il folklore. Lui era ungherese, ecco, quindi scusate, non l'ho specificato, era ungherese, quindi... amava molto mischiare appunto le sonorità delle canzoni folk dell'Ungheria con le sue composizioni anche sinfoniche. Il fatto di mischiare la musica folcloristica, nel senso presa proprio dal folklore popolare, è una cosa che poi hanno fatto anche le Zeppelin, per esempio. Sappiamo che Jimmy Page era intriso anche di sonorità celtiche e di appunto suoni che arrivavano più o meno dal Medioevo. Per cui, ecco, questo aspetto, per esempio, delle Zeppelin, che insomma tutte noi le Vibrazioni amiamo molto, a me ha sempre incuriosito molto, così come ha incuriosito, parlando sempre dei Beatles, l'influenza appunto che George Harrison ha portato nei Beatles della musica indiana, dell'uso del sitar e appunto di tutta la musica indiana. Il discorso proprio della musica etnica mischiata al rock non deve essere basato solamente su un discorso di sonorità, ovvero magari anche di strumenti, ma può essere anche basato proprio su un discorso armonico, su un discorso di quali scale usare, che sono tipiche magari di una determinata zona appunto del mondo, e, piuttosto che appunto un ritmo anche che può essere tipico di una musica etnica. La scala che vi voglio far vedere è la scala zigana maggiore, che può sembrare un pochino la scala armonica minore, quindi un pochino a questo sound un pochino arabeggiante. In realtà è una scala maggiore, quindi ha la sua terza maggiore, poi ha la seconda minore, quindi vuol dire un semitono di distanza dalla tonica, e questa cosa già crea un intervallo di seconda aumentata tra il secondo grado e il terzo grado. Lo stesso intervallo di seconda aumentata si crea tra il sesto grado minore e la settima maggiore, quindi appunto come l'armonica minore. La scala, appunto, ve la faccio sentire, è questa, per esempio in Re. Sentite appunto che ha questa sonorità, sì, che forse può ricordare più il Medio Oriente, non lo so, in realtà è molto usata nei Balcani. Poi, anche perché poi ha questo cromatismo che si crea tra la tonica e appunto questa seconda minore e la settima maggiore, quindi... Ok. Questa scala, per esempio, abbinata a un metro che è molto tipico delle danze ungheresi, che è l'otto ottavi, un metro che è un po' un ibrido tra un metro semplice e un metro composto, perché l'otto ottavi è una figata, ragazzi, perché è un ritmo pari, diciamo, però può essere suddiviso in tre cellule, due
terzine e una duina, quindi si conta 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oppure si possono anche invertire queste cellule, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Per cui se lo facciamo su un... eravamo in re, quindi... Su, per esempio, una batteria che invece va dritta proprio sul 4 quarti, si crea un po' questo effetto un po' sincopato che appunto piaceva anche molto ai Led Zeppelin, per esempio. Per cui questa è la scala zigana applicata a questo giro di accordi. Sono due accordi maggiori a un semitono di distanza l'uno dall'altro. Stefano Verderi su Rocker TV, ci vediamo alla prossima pillola!